Mister, partiamo dagli aspetti positivi. 3 punti preziosissimi a un ottimo primo tempo. Assolutamente sì, sono 3 punti che si vanno ad sommare ai 36 che avevamo. Siamo quindi a quota 39, ci allontaniamo ancora di 2 punti dalla nona e penso che alla fine dei conti, se siamo qui in questa posizione, credo in compartecipazione con il Cosenza, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. Aspetto negativo, questa sorta di sindrome da rimonta che sembra subire il Foggia. Beh, ci può stare, soprattutto dopo la partita della scorsa settimana contro il Melfi. Dopo il 2-0 abbiamo sfiorato in più occasioni il terzo gol, ci è mancato l'ultimo passaggio, la traversa. Poi stranamente o paradossalmente, quando siamo tutti schierati, forse per noi è un po' più difficoltoso cercare di subire, nel senso che anche quest'oggi abbiamo subito un gol con diversi uomini in area di rigore, però alla fine rimane una certezza che il Foggia oggi ha portato a casa i 3 punti che ha meritato, a mio parere. Aveva chiesto l'arrivo di un difensore, da martedì si aggrega Gigliotti. Se Gigliotti farà parte del nostro gruppo, avrà il tempo per inserirsi, bene ha fatto a scegliere una squadra che è terza in classifica. Dario Venitucci, sempre meglio, un'ottima prestazione, un gol alla grande ormai. No, sono contento sicuramente per il gol, che era da un po' che lo cercavo, però la cosa più importante è che la squadra sia tornata alla vittoria. Dobbiamo trovare un neo, forse l'ammunizione. Sì, ma è una munizione un po' regalata, perché ho dato la palla a Giglio per fermargliela lì, però l'arbitro mi ha ammonito. Altro neo invece del Foggia, questa l'abbiamo battezzata sindrome da rimonta che subite da un po' di tempo. No, un po' di tempo, vabbè, domenica scorsa c'è stata questa rimonta, però poi siamo stati in grado di soffrire tutti insieme, a compattarci da squadra, da grande squadra. E niente, adesso abbiamo portato a casa questi 3 punti importantissimi che ci permettono di guardare anche con più fiducia le altre partite. Hai dato un'occhiata alla classifica, sì? No, però mi hanno detto che siamo a 10 punti dal nono posto, 2 dalla prima, quindi va bene. Quindi l'hai guardato? No, me l'hanno detto, io non l'ho guardato, quindi però siamo contenti che abbiamo allungato anche dalla nona e siamo a 2 punti dal primo posto, quindi siamo contentissimi.